Allora, torniamo da Paolo, perché adesso lasciamo l'argomento Dybala e passiamo invece al discorso Inter, dove c'è un Simone Inzaghi che sta facendo molto molto bene e che, possiamo dire, Paolo, ha oscurato Antonio Conte, perché molti quest'estate avevano paura, dicevano senza Conte questa squadra potrebbe crollare. Poi sono partiti Hakimi e Lukaku e la preoccupazione è diventata ancora di più. E invece cosa è successo? E invece ad oggi Inzaghi sta facendo meglio di Conte, lo dicono i numeri, sia in campionato che in Champions League, dove Conte ai gironi aveva dovuto salutare la competizione. Andiamo a vedere in grafica allora le situazioni numero per numero. Inzaghi, che in campionato ha conquistato 3 punti in più a questo punto della stagione chiaramente rispetto a Conte. Inzaghi che è primo, Conte l'anno scorso invece era secondo dietro al Milan. Evidentemente cosa balla? Una vittoria in più per Inzaghi, una sconfitta in più per Conte. I gol fatti sono gli stessi, quindi attacchi molto generosi. Gol subiti invece, spesso abbiamo parlato della fase difensiva di Conte, Inzaghi ne ha subiti ancora meno, 8, anche se a dire il vero poi Conte fece grandissime cose con la sua squadra nella seconda parte di stagione. Sì. In Champions però League invece Conte andò fuori ai gironi, Inzaghi agli ottavi, gironi molto simili, eccezione fatta per il Borussia Mönchengladbach che c'era l'anno scorso e lo Sheriff Tiraspol che c'è quest'anno, quindi a ben vedere diciamo che il girone dell'anno scorso era un po' più complicato, anche se l'Inter aveva tutte le carte per passarlo. Conte, tra l'altro, e chiudo il cerchio, in questi giorni ha rimarcato il suo lavoro all'Inter e di fatto tra le righe ha fatto capire che bravo Inzaghi, che continui quel che ho costruito io, vinci, fai bene, ma lo fai grazie a me, al mio lavoro pregresso. Sì, ha ragione Paolo, cioè quella dichiarazione di Conte effettivamente l'abbiamo letta tutti così, no? Anche perché è stata qualcosa proprio tempestiva, no? Cioè io ho costruito un qualcosa che rimarrà per anni, ha detto Conte. Allora, cioè lui non si limita a vincere, no? Lui vuole stravincere e dire chiunque arriverà dopo di me trova il mio lavoro, anche se saranno cambiati i calciatori, merita, però trova il lavoro fatto. Però certo, bisogna dire che i 2 anni che lui ha fatto all'Inter ha cambiato tutto, ha stravolto proprio la mentalità. Parlo dei giocatori che c'erano già prima, perché poi dopo il Lukaku così sono arrivati dopo. Ha maggior dopo ragione, Giacomo, uno che viene dopo ha difficoltà. No. Se invece fa bene, vuol dire bravo. No, io ti dico una cosa però, Claudio. Io se dovessi fare allenatore e vado in una squadra che è tutto da ricostruire, perché chi c'era prima, purtroppo la squadra è andata male. Non è niente da perdere. No, non è niente da perdere, però diventa più difficile. Se facciamo l'esempio dell'Inter, vado all'Inter, non è facile, perché vincere o rivincere. No, aspetta, non è facile. Però vado lì dove trovo la squadra, partendo dai magazzinieri, perché ti dico questo, perché la gente pensa, vede il giocatore. Ma nessuno vuole togliere il lavoro. No, il lavoro. No, ho finito. Il lavoro di Conte si è visto in questi 2 anni. Certo. Si è visto. Ma certo. Adesso Inzaghi. Adesso si vede quello di Inzaghi, che è diverso. Sta facendo, ma giustamente, perché ognuno di noi. Io contestavo il tuo assunto iniziale. Cioè, se io vado in una squadra che è arrivata a settima, è più difficile. Ma se arrivo quinto nessuno mi dice niente. No. Se prendo una squadra che è campione in carica e arrivo quinto, mi disintegrano. Fallimento totale. Quindi ho tutto da perdere. No, Claudio, no. Come no? No, no. Perché se io vado in una squadra che devo ricostruire tutto, ragazzi, non è dura di più. Certo. No, ma aspetta, se io invece che prima arrivo terzo nessuno mi dice niente. Magari c'hai anche delle problematiche societarie. Non ti fanno il mercato. La lamentela è sempre presente. No, però se vinco è merito mio. Scusa, se voglio fare l'allenatore andare avanti a far carriera. Cioè, io preferisco andare in una squadra come l'Inter, prendiamo l'Inter, che comunque è stato fatto un lavoro eccezionale dal mio punto di vista con Antonio Conte. Parlo di mentalità, ha inculcato veramente ai Skriniar, De Vrij, ai Ranocchia. Quindi tu mi stai dicendo che lui deve prendere una squadra che non vince e dargli la mentalità, perché se ne prende una che ha già le mentalità e che ha già vinto, infatti non l'ha mai presa. Ma chi, Antonio? Allora il suo curriculum comunque parla da solo, lui le squadre che ha preso. Ha sempre preso squadre che non avevano vinto e le ha portate a vincere. Ha vinto. E perché non ne prende una che ha già vinto? Ma che ne so io. Adesso ha preso, adesso è andato Tottenham, che è in una situazione di difficoltà. Cosa c'entra? Come cosa c'entra? Il curriculum dice questo in questo momento. Ho capito, ma quando gli succederà di prendere una squadra campione? Si sta parlando se il suo lavoro è utile a Inzaghi o no. Si sta parlando se questo
giochi un'altra persona, un altro allenatore, i giocatori sono diversi e vai in un'altra maniera. Ma è merito, scusami, di Simone Inzaghi questa stagione fin qui ottima dell'Inter, oppure un 50-50? Quindi, scusa. No, ma no, quindi Inzaghi, no, in cui allora, Inzaghi arriva una squadra, scusami, che ha vinto, Claudio, e quindi scusami, se vince scusa, sarà merito di quello che però gli hanno, scusami, venduto, gli hanno venduto Lukaku e Hakimi, tra l'altro. Allora, perdonami, questa, in base alla domanda che mi hai fatto, Conte non c'entra niente. Qua è Inzaghi che sta lavorando, perciò il merito è di Inzaghi. Allora. Però Conte ha lasciato un'impronta non indifferente per due anni. Quindi Inzaghi si è trovato un lavoro, diciamo, già pronto. Ma non è quindi da qua i prossimi 50 anni, tutti quelli che andranno a lavorare lì, se vincono, è merito di quelli di 50 anni perché prima. L'hai detto prima, Inzaghi non c'ha la mentalità di Conte, l'approccio, la comunicazione. Ma col giocatore non ha la mentalità. E prende un'eredità che è un macigno, quindi se sta facendo bene è un merito che Inzaghi. Io preferisco prendere questa eredità piuttosto che prendere una squadra che non c'è. Ugo? Ma l'intelligenza di Inzaghi è stata quella di non stravolgere tutto il lavoro che ha fatto l'allenatore precedente. Bravo. Lui è dovuto cambiare per forza perché è andato via Lukaku, è arrivato Dzeko, ma tutto il resto è rimasto invariato. Cioè l'Inter quest'anno, senza togliere nessun Lukaku, secondo Hakimi, okay, Eriksen, insomma, avanti, ecco. Gli ha cambiato un po' la squadra, Sì, ho capito, però lo satura, il centrocampo è rimasto quello. Ma lo satura, il centravanti capocannoniere, il centrocampista. Perché ha preso Dzeko? Ma cosa stai dicendo? Ma questo qua, ma cosa dici, scusa? Tutta la squadra... Eriksen è entrato in squadra nel girone di ritorno, te lo ricordi o no? Lo satura della squadra è quella di Conte. Non è che non gli ha preso un giocatore importante. No, ma Hakimi, Eriksen e Lukaku. Scusa, 8 su 11 sono quelli. Ma scusa, ha ragione. Ha ragione Ugo, lo satura è quella. Ma ragazzi, infatti è juventino lui, non per altro. Lo satura è quella lì. Siamo mancati due, capito? Due. Va bene, allora l'anno prossimo a Juric ci gli mandano via Belotti, Bremer. E Pomega, basta. Però lo satura quella di prima, che problema c'è? Scusa, no, ma chi ha preso? Parliamo di calcio o di lenticchie? Scusa, parliamo di calcio. Beh, il centrocampo è lo stesso, Barella, Brozovic, Perisic c'era, la difesa è la stessa. Ha vinto il campionato da quando Eriksen è diventato titolare a centrocampo. 9 giocatori. Prima era anni luce distante, beccava i gol. 9 giocatori su 10 sono gli stessi. In effetti i gol li ha beccati quasi tutti nel girone d'andata. Perché ha cambiato il modo di giocare. Non è perché con Eriksen non è così. Aspetta, coinvolgiamo anche Franco. Franco, tu come la pensi? No, ma io credo che non si tratta di capire chi è più bravo. È chiaro che Conte ha più anni nella carriera dove ha vinto di più. Inzaghi era stato solo alla Lazio, però aveva dimostrato il suo valore pure lì. Ricordiamoci l'anno del Covid, quando si interruppe l'attività, era un punto della Juve ed era la squadra probabilmente che giocava meglio al calcio. Io dico che questa Inter gioca meglio rispetto a Conte, all'Inter di Conte. Perché? Perché lì lo schema era punta su Lukaku e vai. E molte partite si complicavano, faceva maggiore fatica. Questi giocano, pare che si divertono. Con Conte c'era una tensione che alla fine ti distruggeva o comunque ti metteva molto alla prova. Con Inzaghi c'è una serenità che secondo me aiuterà l'Inter a migliorare sempre di più. E guarda Franco, proprio per dare forza a quello che stai dicendo, torno da Paolo e vi faccio vedere che cosa ha dichiarato oggi Barella in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Paolo. Leggiamo allora le parole di Barella, che arriva dall'espulsione di Madrid, ma che sta sicuramente effettuando una stagione importante. Inzaghi ci ha lasciati un po' più liberi di esprimerci, non perché Conte ci obbligasse a chissà cosa, però Inzaghi con il suo carisma ci ha coinvolto, dandoci la possibilità di prendere delle scelte, e questa cosa probabilmente ci serviva e ci ha aiutato a tutti i livelli, dopo due anni intensi in cui lavoravamo sempre seguendo lo stesso concetto. Qua pare un po' di rivivere anche un po' la storia Conte-Allegri alla Juventus, no? Conte bravissimo, però dopo due anni diventa un po' esacerbante, serve qualcuno di un po' più leggero che faccia correre la squadra. Ma chissà perché lo dicono sempre quando l'allenatore non c'è più, perché non lo dicono quando c'è? No, io voglio vedere uno che ha carattere e dice: l'allenatore che ho
non mi sta facendo giocare come voglio. Poi Barella proprio dice: scusa, ci lascia più ma liberi. Perché non l'ha detto l'anno scorso? Ma Barella mica sta dicendo. Ma perché non l'ha detto l'anno scorso? Ma ho capito. Sta dicendo che è un diverso. Ieri quello che dicevo prima, che uno è bravo in una maniera e uno in un'altra. Adesso è troppo facile parlare bene di Inzaghi. Anche perché ce l'hai. Perché ce l'hai. Mica glielo potevo chiedere l'anno scorso, non ce l'aveva Inzaghi. Io posso dirti una cosa? Io, anche se avessi pensato quello che ha pensato Barella, non l'avrei detto quest'anno. Sai perché? Perché un miliardo di gente che è stata all'interno di questo settore sente quello che dice, ma perché non l'hai detto prima? Non allora, ce l'aveva Inzaghi, allenatore? No, dovevi dirlo a Conte che non ti lasciava libero di giocare come volevi. Ma non aveva avuto Inzaghi, ha avuto solo Conte. Scusa, adesso sta provando Inzaghi e sta dicendo, scusa, ma lui era bravo a fare una cosa intensa, capito, adesso abbiamo... Barella è diventato Barella con Inzaghi o con Conte? Ma mica sta denigrando l'allenatore di prima. Sta dicendo che con questo lavora in una maniera diversa. Che no, sta dicendo che li lascia più liberi. Non è vero. Perciò è meglio. Perché non è vero. Perché per due anni hanno lavorato sempre su quello di cui avevamo bisogno. Perciò per due anni eravamo legati con le redini. Vuol dire che dopo due anni così il giocatore non ce la fa più. Allora, se non ce la fai più, e infatti Conte dura due anni, mica però, aspetta, Giacomo, però, guarda, la riprendiamo dopo la pubblicità. Ricominciamo da qui, dopo la pubblicità. Due minuti, torniamo subito. Ugo, si sono scaldati su questa dichiarazione di Barella, Secondo te ha mancato di rispetto a Conte oppure ha fatto capire che con Inzaghi è meglio? Non lo so. Io ai tempi di Sacchi col cambio con Capello ho sentito di peggio dei giocatori, hai capito? Ho sentito gente dire ma meritiamo il premio partita doppia per noi e per l'allenatore, capito? Perché andavano in campo oramai con la testa che gli aveva riempito con le sue teorie Sacchi, come ha fatto Conte con l'Inter, loro andavano a memoria. Ah, quindi tu sei uno di quelli che pensa che nell'Inter di quest'anno c'è ancora la mano di Come Conte. No, ma tantissimo. Ma lo si vede. No, ma poi ha ragione chi dice che magari dopo due anni fai fatica a stare con un allenatore che comunque ti bombarda, come Sacchi all'epoca, sta dicendo Ugo, ci sta. Però ha lasciato tanta roba, perché l'Inter arrivava da un periodo che era felicissimo. Ma secondo me questo è l'equivoco. Cioè Barella non sta denigrando Conte, sta dicendo in questo momento... Io non l'avrei detto. Io interpreto Barella perché è un giocatore penso di interpretare bene. È un giocatore fisico di grande corsa, oltre che di tecnica, però dispendio tanto. Grandissimo giocatore. Lui dice, dopo due anni così, io avevo bisogno... di essere un po' più libero. Perché sennò scoppio, quello però, dice. Però Claudio, se dice... Mica sta dicendo non va bene. Inzaghi è arrivato in un periodo bruttissimo dell'Inter. Ah, brutto. Perché dal punto di... Non si è mai visto una squadra che vince lo scudetto che deve vendere i giocatori. Situazione economica spaventosa. L'allenatore che se ne va. Ma ragazzi, Inzaghi non è che è arrivato nel posto nel paradiso, non è così. No, era e pensate difficile. A quanti allenatori dopo il triplete di Mourinho l'Inter ha bruciato. Ma secondo te, Inzaghi è un grande allenatore. No, ma che è un grande allenatore, Inzaghi si sta dimostrando un grande allenatore. Allora, Franco, io sono d'accordo con te sul discorso che a me piace tantissimo Inzaghi. Però ti faccio la domanda, non sono d'accordo sul discorso che tu dici che è arrivato in un posto non bello. Secondo te ha avuto più difficoltà Pioli quando è arrivato al Milan, in quel Milan, in quel periodo, o Inzaghi adesso? Secondo me Inzaghi ha trovato una situazione economica che è più unica che rara per una squadra così importante che ha appena vinto lo scudetto. Ho capito. Io sentivo interisti che erano interisti sconvolti. Quest'estate in effetti il clima era pesantissimo. Ha ragione, però non è mai successo, no? Che mancassero di soldi. Alla fine ci sono stati problemi, come dice Franco, come poi in tutte le squadre. Però poi alla fine si è sistemato tutto. Il fatto è anche che chi hai comprato sta facendo molto bene. Aspetta. Poi Marotta e la società, oltretutto, come diceva Claudio, abbiamo detto tutti, sono andate via dei giocatori importanti. Secondo me Hakimi, Lukaku, Eriksen, va benissimo. Però è arrivato comunque Dzeko, è un giocatore che ad oggi ha fatto più gol di Lukaku, ad oggi. Poi alla fine dell'anno non so quanti ne fa. È arrivato Dzeko veniva da una stagione dove l'allenatore l'aveva messo fuori
Ha fatto 7 gol l'anno scorso. È vero, è vero. Però scusa, hai comprato un giocatore dove tu, in questo momento, Franco, non c'è nessun altro giocatore in quel ruolo che potevi andare sul sicuro. Me ne dici uno sì, che ma poteva... credo che l'abbia motivato e rilanciato Inzaghi. No, però bisogna dire che l'Inter è stato brava, perché comunque è rientrata con dei soldi delle vendite di Hakimi e di Lukaku. Ha preso Dzeko, che comunque era un giocatore che già, anche la Juve mi sembra che l'aveva chiesto, già Conte l'aveva chiesto l'anno prima. Come dice Franco, non ha fatto tanti gol alla Roma. Poi ha preso Çalhanoğlu a parametro zero. No, è vero, però l'Inter è intervenuta nel modo eccezionale, no? Con queste perdite. Però, tornando al discorso di prima, secondo me, io personalmente, se mi dovessero dire vuoi entrare al Milan nel periodo di Pioli, quando è entrato Pioli, o all'Inter quando è andato via Conte adesso? Io adesso c'è l'Inter, certo. Io, certo. Poi ma anche Inzaghi infatti ha lasciato la Lazio perché sapeva che l'opportunità era importante. Vabbè, certo. E Paolo, invece sul discorso mercato, sappiamo che più che acquisti da fare, l'Inter in questo momento lavora soprattutto sui rinnovi. Barella oggi in questa lunga intervista sulla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Brozovic, che è suo grande amico, ma è soprattutto un giocatore che va in scadenza di contratto a giugno. Che cosa ha detto Barella? Andiamo a leggere. Barella di fatto prova a blindare Brozovic. Io so che Brozovic è molto legato a questi colori. La dimostrazione è nel modo spettacolare in cui sta giocando. Ama l'Inter, ha dato tantissimo per questa squadra e l'ha fatto anche in anni in cui era difficile giocare qui. Poi la scelta sarà sua, ovviamente. Comunque sapete perché io e lui siamo tanti amici, perché non parliamo mai di queste cose in generale di calcio. Brozovic ama l'Inter, si trova bene, il rendimento è altissimo, però il rinnovo ancora non arriva e non ci sono certezze che arrivi, anche se il borsino pende un po' di più sul fatto che possa restare in nerazzurri. Però qua ha ragione Giacomino, perché Di Barella dice che Brozovic ha dato tantissimo per questa squadra in anni in cui era difficile giocare qui, si riferisce ai due di Conte, quindi. Non credo che si riferisse a quelli. Giacomo all'inizio ti ha ascoltato. Stavo leggendo cosa ha detto Barella, ma non lo posso ascoltare. Ma resta all'Inter secondo te, Brozovic? Secondo me sì. Però chiede tanto, cioè questo rinnovo non arriva perché non c'è l'accordo. Sì, però almeno, ripeto, è alto, le cifre sono alte, però in questo momento in quel ruolo... Sai, è sempre anche, devi avere un po' un pizzico di fortuna. In quel ruolo non ce ne sono tanti. Tu dici, no, meglio dare un milione in più a lui? No, ma poi in questo momento devo dire che all'Inter, ma non solo all'Inter, in quel ruolo sta facendo delle partite eccezionali. Ma no, è anche costante, è diventato continuo. Sì. Cosa che lui prima era discutibile, faceva una partita, poi tre no, poi c'era, non c'era. Adesso è diventato continuo, perciò è diventato proprio un martello. In quel ruolo è fondamentale per l'Inter. Difatti Inzaghi, nel momento in cui manca Brozovic, l'alternativa è Barella, che però, come ha detto Claudio, non ha quelle caratteristiche. Si può adattare, ma non ha quelle caratteristiche. Ugo, ma parla già da capitano, sai che c'è la voce di fare Barella capitano dell'Inter? Io quest'anno, l'ho già detto parecchie volte e lo ripeto anche oggi, lui meriterebbe il pallone d'oro. Il pallone d'oro? Sì. Assolutamente, per la vittoria con l'Inter in campionato, per il campionato europeo e per la costanza del suo rendimento non sarebbe una follia. È che lui venderebbe 3 magliette e Messi ne venderebbe 3 milioni. Beh sì, non è un attaccante, quindi comunque... Esatto, ma lui secondo me... Avete qualcosa in contrario in merito a questo? No, Ugo, quest'ora noi facciamo passare tutto. Io sono d'accordo, Ugo. Vedrai che domani lo ripeto. È la prima volta nel corso della serata, anche Franco mi sembra che annuisca. Franco, resta Brozovic all'Inter? Sei d'accordo, Franco? Io penso che sia interesse dell'Inter che rimanga Brozovic, perché quello che sta facendo all'Inter è sensazionale. E sulla cosa negli ultimi due anni e sulla fesseria che ho detto io del pallone d'oro. Esatto, Barella pallone d'oro, sei d'accordo? No, anche su io penso, io non posso dimenticare Donnarumma. Francamente l'europeo l'abbiamo vinto per Donnarumma, quindi tu l'avresti dato a Donnarumma il pallone d'oro? Non sono d'accordo. Dovendo adesso, uscendo
dalla noia de Messi se c'era pure se la vogliamo buttare così, Bernardeschi ha fatto due rigori decisivi, perché non diamo il pallone d'oro a lui? Perché non diamo 3-4 palloni d'oro? Abbiamo chiuso, dobbiamo... Sì, quasi. Abbiamo siamo, ancora ormai il tempo, ci siamo, no? Secondo me. Abbiamo ancora il tempo per fare però qualche pronostico. Su Milan-Napoli già vi siete espressi. C'è un'altra grande partita che è Atalanta-Roma. Giuliani ha già detto X, ma perché gli serve. Scusa, Bologna aiuto! No. Aspetta, aiuto! Ci arriviamo. Prima Bologna Franco Juve, Melli, Atalanta-Roma, come finisce, Franco? Vince l'Atalanta. Vince l'Atalanta. Sei proprio anche se la Roma ritornano alcuni giocatori che possono aiutarla, Smalling e Zaniolo. Atalanta-Roma? Sì, Atalanta-Roma. Atalanta-Roma è una bella partita. Sì, sono anch'io un po' sull'idea dell'Atalanta, però voglio essere positivo per ora. Pareggio, tu l'hai già detto. Pareggio. Ugo? Anche te, se lo sapevo, dicevo. Vince l'Atalanta, quindi alla Roma non dà fiducia. Ma scusa, grande partita. Bologna-Juve. Ah, ecco, perché Bologna-Juve. Hai parlato di grande partita e non parlavi della Juve. Bologna-Juve. Quanto finisce Vinci, Bologna-Juve? Illuminaci. Bologna-Juve. Illuminaci. Due, quindi vince la Juve. Vince la Juve facile. Facile, hai capito, una passeggiata, Zu. Sono d'accordo. Ah, tu, confermi, quindi ti allinei, Ugo? Vince il Bologna. Vince. Tu sei un oracolo, eh? Attenzione quando Ugo... Beh, ma giusto, lui deve perorare la causa perché del decimo posto. Perché ha detto posto, che arriva quindi... decima, sì. Melli, Franco, Bologna-Juve, poi chiudiamo. No, per me vince la Juve soffrendo. Vince la Juve soffrendo. Franco, parto con te nei saluti. Grazie e buonanotte. Grazie, buonanotte a voi, statemi tutti bene. Ciao, ciao Franco! Non mancheremo, Franco. Grazie e buonanotte a Paolo Marcello della redazione. Ciao ragazzi, buonanotte, alla prossima. Giacomo Ferri, grazie Jack, ciao, buonanotte. Ciao, grazie a te, buonanotte. Claudio Zuliani, grazie buonanotte. A te, buonanotte. Ma non abbiamo fatto il pronostico sul Toro? Sul Toro? Con chi gioca? No, Toro Verona. Abbiamo Toro parlato Verona. Delle squadre con importanti, giusto? Toro Verona, fammelo tu, Toro Verona? Uno, vince il Toro. Ugo Conti, buonanotte, grazie. Buonanotte a tutti voi, è stato un piacere. Ci vediamo domani.